Bentornati a tutti su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. E come vedete ci siamo salutati nello scorso episodio proprio davanti al prossimo tempio, che è il quarto. Se è l'ultimo non lo so, di sicuro è il quarto tempio. Per quanto riguarda invece il nome che avevo previsto, predetto, direi che mi sono sbagliato, che ho detto una mezza fesseria, perché se penso al nome degli altri tempi, ed erano appunto collegati ovviamente agli elementi dei saggi e dei nostri amici, abbiamo il Tempio del Fuoco, dell'Acqua, del Vento, credo che questo sarà il Tempio del Fulmine, pensando appunto al potere di Riju. Vediamo, ancora non lo so, e quindi avviciniamoci. Tempio del Fulmine, perfetto. Il mio quesito ha trovato risposta istantaneamente, cioè ho salvato proprio un millimetro prima di triggerare questo filmatino qui. Involontariamente, non lo sapevo. Link, ti stavo aspettando, andiamo. Sì, lei era andata via perché? Perché io da qua, dove avevo salvato, ero andato poi da un'altra parte per fare le solite guide, le solite cose, quindi va bene, comunque. Adesso ci siamo. Tra l'altro ho preso anche questo fantastico set del fuoco. Non credo ci servirà perché all'interno presumo che sia fresco o comunque... Sì, io direi che poi lo cambieremo, ma intanto volevo farvelo vedere perché è troppo bello. Allora, avviciniamoci. Non vorrei che bisognerà colpire questo mega bugno, questa pustola, perché mi ricorda molto come era fatto, esatto, tipo il nido dei Ghibdo. Settone, Regina Ghibdo, flagello del tempio del... Ma non sono neanche entrato nel tempio, perché adesso c'è lo o si presenta e basta. Guarda Link, sta provocando la tempesta. Deve esserci lei dietro tutto quanto. Link, aiutami a sconfiggerlo. Adesso, veramente? Ok, no, dicevo, esatto. Prima che me ne dimentichi. I saggi, gli altri saggi, va. Allora è questo, leader di... Certo, non succede nulla. I nostri attacchi non funzionano. Mi sputa la sabbia. Questo però funziona, vero? Quindi è simile agli altri kit. Eh sì. Bene. Cosa gli lancio? Questo. Ora i nostri attacchi dovrebbero funzionare. Buono lì, Altro che sabbia. Dove andà? Sì, ho capito che gli attacchi funzionano, ma non se ne sta fermo un secondo. Beccati questo. Fase 2. Non mi sembra di avergli tolto molto. Ah, va via. Cima all'edificio. Se... Forse possiamo raggiungerla passando all'interno. Cerchiamo un modo per entrare. Ah, quindi non era niente. Cioè era... una prima fase? La rincontreremo dopo, a quanto pare. Allora, qui vedo altre pustole. Direi che non l'ho preso. Adesso sì. Ci sono i Ghibdo. Ma anche questo. Top. Top. Ok, divertitevi. Riju. Viene a chiamarla tra l'altro Urbosa, ma... vabbè. Se mi sbaglio... ho già messo le mani avanti. Se mi sbaglierò più che altro. Però dai, spero di no. Cavolo. Tornato normale proprio un secondo dopo.
o questa che ti distrugge. L'anima ti distrugge. Però vorrei tenerla perché... forse là dentro ce ne sono altri di questi. Ok. Allora. Un'altra gigapustola. Tra l'altro non lo so se si possono anche distruggere con tipo fiori bomba o fuoco. O se è obbligatorio utilizzare il fulmine di Riju. Vabbè, comunque. Primo forziere. Ovviamente proveremo a prendere tutti i forzieri, ma... non ci contate troppo, insomma, non sono delle guide walkthrough al 100%. Questa cosa l'abbiamo già fatta. Non su Tears of the Kingdom, ma su Breath of the Wild, sì. Tra l'altro un miracolo, avevo uno slot vuoto nelle armi, incredibile. Ok. No, magari prima di romperla utilizziamo qualcos'altro. Poi la posso fondere eventualmente. Dai. Ok. Ah, ce n'è pure un'altra di qua. Ma spero che una mi basta. Anche perché in realtà c'è l'abilità di Tulin. Che dovrebbe funzionare tranquillamente. Sì, l'abbiamo già fatto. Sì, l'abbiamo già fatto. Non proprio per spostare la sabbia, però. Ok. Bene. Primo enigma risolto, a quanto pare. Ma ancora non è partito nulla. Non è partita la mappa. Sì, la mappa c'è, però... non ci sono gli obiettivi. Quindi siamo proprio solo all'inizio, neanche. Tempio del fulmine S1. Bellino. Spada arrugginita. Vabbè. Sempre meglio di niente. Basta? Sì. Torniamo su così. Sì, esatto, qui non è caldo, quindi tanto vale switchare e mettere questo. Per attacco più. Yes. Oppure anche quello da barba. No, mi va bene questo. Oh, non l'avevo neanche visto. Ok. Sfera di Genia Zona XL. Non male questo. Non male. Siamo già a due forzieri. Due forzieri. E ancora non siamo praticamente... sì, entrati, sì, però... avete capito. Questo si sta per... vabbè. Potrebbe essere... da entrambe le parti. Sciso. No, ma non è che c'è qualcosa poi qui sotto. Vabbè, in realtà posso andare poi a usare Ascensus. Cos'è questo? Che è? Porca vacca. No. Oh mio Dio. Pensavo fosse caduta irrimediabilmente di sotto. Ah, c'era una spada o sbaglio? Sì. Scimitarra che... oh. Direi sempre meglio di questo. Vabbè, più o meno.
Grande compositor. Allora, risalgo. Non credo ci sia altro. Ghibdo di qua. Beh, vabbè, intanto proseguiamo da questa parte qui, poi si tornerà indietro. Fiamme, proseguire è impossibile. Ma i miei compagni non ci sono qua dentro? Ah sì, ok, però sono mezzi incastrati. Vabbè. Oh, ho fatto bene a portarmi quest'arma qui con il rubino. Dai, falla fuori, su. Non fai sprecare il coso. A parte c'è anche l'acqua. Il potere di Sidon. Sapete cosa non ho mai provato? A passare queste fiamme con... Ehi, tipo... le fiamme si sono spente. Ora riusciremo ad avanzare. Con... questo. Con il set ignifugo. Non so se... dovrebbe funzionare in realtà, perché... ti protegge da palle di fuoco, tutte le fiamme. Ok. Siamo di nuovo bloccati. Cavolo. Speriamo che io stia facendo la strada giusta. Se faccio così. L'idea era buona, però andava eseguita leggermente meglio rispetto a come ho fatto io. Ma ci può stare, questo è buonissimo. Ok. Qui non c'è nulla, mi sembra. Ma non è ancora partito nulla. Il filmato, né niente. Le palle di fuoco si sono fermate. Bene, arrivo subito, Link. Non ti rompere arma, ti prego, perché mi servi troppo qua. Torcia. Ne ho bisogno? Cosa devo accendere? Allora, questo è un nido. Arco. Non dirmi che abbiamo fatto tutta questa strada per un arco, però. Per carità, sarà anche l'arco Gerudo, ma ne facevo a meno. Che poi ce ne ho già due. Rimane lì. Easy. Ok. Questo ci piace. Allora, vieni qua. Riju. Molto bene. Ah no, si è richiuso. Attenzione. No, l'ha disattivato. Porca miseria. No, ancora non andava bene. Quanti cacchi ce ne sono? Divertiti. Funzionano anche gli attacchi con l'acqua, esatto. Ora sì. Ok. No, sennò lotta infinita. Madonna, quanto tempo sto perdendo. Fa sta cosa. Ok.
Meno male che quell'esplosione non ci fa danni a noi, credo almeno. Va bene. Però non c'è niente, cioè non stiamo arrivando a nulla. Di qua vado avanti, sì. Mi sembra di vedere che tutte e due le strade poi conducevano esattamente in questo punto qua, soltanto che da qua l'abbiamo allungata di tanto. E poi c'era anche questa cosa qui. Vabbè, andiamo avanti. Oh, salve. Guarda chi si vede. Tanta robetta. Siamo ufficialmente da 10 minuti nel tempio, ma ancora non l'abbiamo iniziato in pratica. Allora, questo è uno specchio. Questo è un nemico. Non so perché l'ho liberato, ma comunque vabbè. Ormai. Oh cavolo. Ma non è vero mai. Ti sto mirando la testa. Tu lo tieni in basso lo scudo. Solo Tulin mi gira vicino che non mi serve. Tieni. Tieni. No, il ventaglio che mi serve dopo. Banana. Ho sbagliato. No, glielo lascio volentieri. No, 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 no. Quello va usato con qualcosa di decente. Allora. Quello lo posso lasciare davvero, lo specchio? Basta fare così, credo. Ci rimane? Ci rimane. Piano terra. Ah. Ok. Non so se ho fatto la strada più corta e giusta per arrivare qua, ma ci siamo arrivati. Link, sono sicura che il morale della cittadella voleva condurci a questo tempio. E quindi la persona di cui abbiamo udito la voce deve trovarsi qui. Intanto attiviamo. Ci saranno degli ingranaggi? Queste cose qui in terra mi ricordano tipo qualcosa a cui bisogna dare corrente, però. Il pavimento si è mosso un po' e poi è tornato alla sua posizione originale. Sì. Riju. Mia amata discendente. Riju. Questo meccanismo è collegato direttamente alla cima del tempio. Se userai il tuo potere, potrai caricare tutti i 4 accumulatori. Così facendo, il meccanismo riprenderà a funzionare. Ok, beh, è ovvio che dobbiamo sempre utilizzare la... Confida nelle abilità. Mie parole. Non ho letto quanti piani, erano troppi. Questa volta non ci sono dubbi, sta parlando con me. Vuole così i miei poteri per caricare i 4 accumulatori. Il mostro che abbiamo affrontato prima là fuori si è rifugiato sulla cima del tempio. E la voce che ha detto che il meccanismo è collegato proprio a quella parte. E la voce ha detto, non che ha detto. Se seguiamo le istruzioni forse riusciremo a fermarlo e a scoprire le intenzioni di quella voce misteriosa. Link, raggiungiamo la cima di questo posto.
Facciamo come ci ha detto la voce. Cerchiamo i quattro accumulatori. La parola. Ok. Ah, è un accumulatore questo. Ma di già così? Vabbè, questo era evidente. Così questo è uno degli accumulatori. Pare che abbia assorbito bene il potere dei miei fulmini. Dai, ne restano altri tre. Non credo che saranno tutti così facili, eh. S1, piano terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma se uso Ascensus arrivo in cima. Vabbè, che tanto dobbiamo comunque attivare gli accumulatori, quindi è un po' inutile. Bene. Da dove inizio? Ah, ok. Affido a te il controllo di quella zona, Link. Grazie. Ci sono degli specchi qua. Solo che siamo al piano 4. Credo di aver saltato roba. Esatto. Ah, ce n'è uno proprio qua. Ma ok. Ma questo è dietro. Rispetto a dove siamo andati prima, o sbaglio? Cioè, rispetto a dove siamo adesso, dove siamo andati prima, volevo dire. Specchi, specchi, specchi. Però non c'è luce, quindi evidentemente deve arrivare un fascio luminoso da qualche parte. Questi credo si spostino anche. Sì. Ok. Intanto facciamo fuori un po' di nemici. Poi vediamo. Per il momento mi sa che qui non ci serve a molto perché è tutto chiuso. Ok. Allora, torniamo un po' più in giù perché ci sono un sacco di piani e inizierei dal primo. Questo che piano è? Uno. Perfetto. Di qua men da uno di questi meccanismi, se non sbaglio. Va bene. Questo è pericoloso. No. Ah. Ok. La lancia è fortissima, ragazzi. Infatti ne devo creare di più. Specchio. Ah, è qui. Bene. Tutto chiuso, quindi questo significa che devo arrivarci dal di sopra. È la solita trappolona che c'era anche in altri tempi, dove ti fanno vedere questo qui che è vicinissimo, poi ci arrivi e effettivamente sarà tipo l'ultimo che andremo a sbloccare. Cosa abbastanza probabile, credetemi. Altri specchi, va bene. Da qualche parte deve uscire la luce, questo è poco ma sicuro. Allora, per cui questo qui lo saltiamo, per ora. Andiamo su. Piano 2. Ma se salgo sono già al 3? No. Ok. Scendete anche qui. Ah beh, devo guardare di là però. E non ci arrivo da qua. Però se faccio così.
C'è un passaggino. Che miseria. Buono, eh? Calma. Sempre meglio mangiare prima di crepare. Credetemi. Pinco, ste robe qui le uso. Oh, ottimo. Chiuso. Ah. Ok. Ma ci sono specchi? O forse erano di là? Solo che qui la luce non passa perché questi sono posizionati male, probabilmente. E quindi se io facessi tipo così e li allineassi. Ah, adesso dovrebbe sbattere anche in quello là. Non so per fare cosa, però. Per andare, sì. Al prossimo congegno, in teoria. Spero. Oh. Ok. Deve arrivare la luce anche qua. Ok. Così non riusciremo ad avanzare. Ho sbagliato. No, Riju. Esattamente così. Levati, cavolo. Non vedo niente, ok. No, aspetta, se lo faccio così. Forse ci passo meglio. Ok. Allora, qui bisogna attivare qualcos'altro. Luce. Ok, sapete che non mi sono mai allenato a schivare questi costrutti, questi golem. Li ho sempre affrontati più o meno con le frecce, quindi non so bene nemmeno quando schivare, non so cosa devo fare. Maledetto. Riju? No, eh. È bastardo. Faccio vedere io adesso. Oh. Che cazzo? Oh. C'è le sabbie mobili. Aspetta. Sì, vabbè, abbiamo scoperto un'altra stanza, però prima avevo un conto in sospeso. Meglio così? Ok. Lì, questa la spacchiamo per forza. Che si deve fare? Oppure la posso anche salvare e far riparare all'Octorok, ma vabbè, non penso ne valga troppo la pena. Dunque, qui la luce è bloccata, quindi non credo che adesso ci serva muovere lo specchio, per cui scendiamo. Ci sono dei paletti, però. Perché servono i paletti?
Ok. Oh. Se metto questo paletto forse si blocca. No, eh. Aspetta, aspetta, sto sbagliando. No. No. Mi sembrava l'unica. Ah, forse devo collegare più di uno. Perché uno da solo non regge. Regge. Specchio. Ok. E ora sale di sopra. E dobbiamo spingere la luce da qualche altra parte. Indirizzare più che spingere, vabbè, comunque. Allora. Oh mio Dio. Mi parte tutto fuorché quello che mi serve. Ma dove la devo mandare, più che altro? C'è qualcosa sopra che non vedo? Non credo, no. Forse di qua? Ah, eccolo lì. Non mi ricordavo. Oh, bene, il secondo. Riju. Mi servi? Dov'è? Non si vede più nemmeno nella mappa. E che cacchio è successo? Ah, eccola. No, stavo provando a lanciare un frutto elettrico. Non credo che funzioni. E cacchio ti cacci, oh. Mi sparisci così. Ne mancano ancora due. Bene. Abbastanza bene, dai. Un po'. C'era qualcosa qui? No. No, c'è niente. È perché vedo un'altra stanza, ma forse quella di sotto? Sì, ok. È tutta la mappa intera, quindi non si capisce bene. Credo che dovrei tornare indietro, forse nella stanza di prima. Quella centrale dove ci sono tutti gli altri specchi. Qui c'è la luce. Non credo di riuscire ad indirizzare questa luce qui lassù. Forse sì. Boh. Allora. Saltiamo. Ancora più in su si può andare? Direi di sì. Vediamo cosa c'è. Sala della luce gloriosa. Siamo saliti in cima. Non c'è niente qui. Non arrivano nemmeno i Ghibdo. Nulla, mi aspettavo un agguato. Però potrebbe essere l'arena di tipo della battaglia contro il boss. Sono salito qua su in cima. Vabbè. Bene. Allora, torniamo a noi però.
Di sotto sono andato dove c'erano... Esatto, quei due bracerini. Non ce ne sono altri? Così inizio a guardare da lì. Piano 2. Vediamo dov'è il piano 2. Questo è il piano 2? No, questo è il piano 3. Quindi dobbiamo scendere ancora. Se vado qui. Ah, ok. Il... No, questo è il piano 1 però, cavolo. Prima o poi troverò il modo. Forse in tutte queste stanze alla fine uscirà un raggio di luce che andrà a congiungersi con gli altri. Che ne so. Non riesco a raggiungere il piano numero 2. Questo si può spostare, quindi qui però la luce gli deve arrivare da qualche parte. Anche questo si sposta. Questo laggiù. Bah. Allora. Intanto leviamo questa cosa qui. Non ho idea di dove... Ah, c'è una luce o sbaglio? Oh, cavolo. Ma quante volte ho guardato qui? Non me ne ero accorto che c'era questa fessura. Oh, mio Dio. Ok. Bene. Ce n'è un altro, quindi probabilmente ce ne servirà più di uno. Ma dove deve colpire più che altro? Ah. Devo spostare questo, vero? Ma neanche. Ah, lo prende da così? Proviamo, non mi vengono in mente altre idee. Sì. Ah, vabbè, però non funge. L'unica cosa che si può fare è tipo posizionarlo qua. Magari ce la faccio a andarizzarlo, ok. In modo che rimanga fermo più che altro. Esatto. E adesso spostando gli altri probabilmente si attiverà qualcosa. Potrebbe essere. Non si è attivato granché. Questo? Ma laggiù ce n'è un altro. Che c'è qua? Non gli arriva per bene la luce. Come mai? L'ho spostato ancora un po'. Sali. È un bel casino questo tempio, sì. Non avevo dubbi a riguardo. In effetti era un po' stortino. Ok. Andava tirato tutto in giù in pratica. Vabbè. Come faccio ad attivare quello? A farlo in... E soprattutto serve? No, c'è un altro specchio di qua.
Voglio provare, giusto per curiosità, perché sennò... Se è da rifare poi dopo, me ne dimentico e quindi ci passo oltre. Adesso io lo porto qua. E faccio una cosa temporanea. Voglio capire dove va a finire la luce. Ok, quello va su. Quella sbatte in alto. Che è che c'è su? Ah, cavolo. Ma tra l'altro mi sembra anche precisa. Non è precisa? Dunque, sembra che io questo lo debba mettere qui. O forse addirittura tutto a sinistra, non lo so. Adesso intanto provo. Questo l'ho messo così. Con lo specchio sono di qua. E vediamo. Perché la luce in questo qua giù ci arriva. Ma non riuscivo a farla indirizzare quello in alto. Che è la cosa più importante. Ok, ce l'abbiamo fatta. Bene. Bisognava muovere correttamente tutte queste cose. Il problema è che non si vedeva dove andava a finire questo raggio, quindi non capivo di quanto sbagliavo. Però, andando poi lì sopra e guardando da lassù, mi sono accorto che era troppo spostato di qua. Allora, quindi abbiamo aperto qualcosa lì e qualcosa in basso. Adesso è passato un po', non mi ricordo nemmeno più dove. Ma comunque, facciamo prima tappa qua su che... Sì, siamo qui, insomma. Dov'è di preciso? Un po' più in alto, credo. Forse devo utilizzare Ascensus. Sempre che non mi fa scendere al piano 7 o quant'era. Esatto. Arca vacca. Perché non hanno fatto ste correnti un pochettino più potenti, cavolo? Cioè, devo salire lì. Mi risulta che io debba farlo. Esatto, lì. Ok. Ma questa qua forse? Questa mi sembra un po' più... Ah no no, ma è... No ok, è sempre la stessa perché mi sono girato da un'altra parte. Pensavo ce ne fossero due addirittura. No. Speravo di poter sbucare da... questa parte qui. Non sopra. Ma non qui. Ma perché mi fa arrivare qui? C'era un pianerottolo lì. Va bene così. Ah, questa è l'ultima. Ok. Io sono curioso di fare una cosa. Se muoio, sappiate che l'avrò fatto con onore. Addio, amici. Ok. Ok, non funziona contro quel fuoco lì. Speravo di sì, in realtà. Però no. L'ho fatto per la scienza. Così adesso lo sapete anche voi. Non funziona. Perfetto. Bisognava centrare... Anzi, non centrare il fuoco. Comunque. L'importante è essere arrivati qui, giusto? Solo che manca... la mia amica. Che adesso dovrebbe passare. Ah, ok. Sempre attendere. No. Bene. Allora, forse abbiamo già la strada spianata per il prossimo, credo. Spero. Bene, ancora un accumulato. L'unica cosa che mi preoccupa, tra virgolette, preoccupa, è che abbiamo trovato pochissimi forzieri, tutti tipo all'inizio, poi basta. Non ho più trovati. Vabbè, amen, i forzieri si attaccano. Ok. Usciamo? Dov'è? Qua.
Adesso mi devo ricordare dov'era l'altro pulsante che abbiamo attivato. L'altro interruttore. Perché non me lo ricordo, francamente. Allora, da lì... Era questo qua sotto? Piano 2. E ci sono adesso. Era questo, credo. Porca miseria. Oh, ma una volta mi andasse bene. Mai nella vita. Non salire. Ok. Così mi va bene. Perfetto, ho trovato. Sceso. Nemici. Onde evitare di utilizzare altre fate. Magari mangiamo. Che poi in realtà prima, vabbè. È successo quello che è successo. L'avete visto anche voi. Testimoni della scienza, comunque. Chi vuole lasciarci per primo? Tu? Ok. Nemici allo sbando. Levati. No, Ghibdo. Piglia. Molto bene. Vabbè, facciamo così. Non ho preso neanche uno. Pensavo di prenderlo con la UE. No, eh. Allora, sapete cosa faccio? Questi scherzano con il ghiaccio, ma... Mi raccomando, mettici un po' di più, eh. Toh. C'ho anche questi qua che stanno rompendo le scatole. Ok. Chi è ancora vivo? Ah, beh, giusto, ci sono i nidi. Ok, giusto, giusto. Mi sono dimenticato. Mi dimentico costantemente di guardarci. No. Ma è sfida. Vieni qua, Sidon. Porca miseria. Se siete d'accordo con me sul fatto che è una rottura di scatole attivare le abilità, scrivetemelo nei commenti, perché secondo me è una rottura di scatole. Dovermi avvicinare tutte le volte, poi prende uno, non prende l'altro, si allontana, vabbè. Muoviamoci. Bene. Gli ultimi superstiti. Maledizione, 3 ore per fare sta cosa. Possiamo proseguire? Con il vostro permesso? Grazie. Allora, abbiamo specchi. Sì. Perché ci sono le mongolfiere? Cosa devo fare adesso con le mongolfiere, maledizione? Un forziere no, eh? Ok. Allora. Cosa dovrei fare? Qui so che ci si può passare in questo modo con Ascensus, ma... Vediamo cosa c'è qua su. Ah, perfetto. Dobbiamo portare lo specchio qua su. Ottimo. Bene, ci mancava anche il danno da caduta. Allora, quindi se io tiro giù questo, esatto. C'ho anche le mongolfiere, ma non sono molto propenso ad utilizzarle. A meno che non sia obbligato. Ah beh, però non so quanto in su andrà questo. Non molto, temo.
facciamo una schifezza così, aspetta. Perché in realtà mi basterebbe anche grabbarlo dall'alto e sono a posto, in teoria. Se io ci appiccico questo qui, questo spero che non stacchi tutto il resto, ok, e ce lo butto sopra e poi faccio così e prendiamoci le frecce, grazie, e poi così. Vediamo. Se non ci arriva direttamente lo prendo dal di sopra. No, direttamente non ci arrivo. Ok. Mi sono fatto la parete per arrampicarmi. No, però non mi serve granché. No, direi no. Mi ha girato male. Allora. Fai così. Fai così. Però ci ritroviamo al 16° piano. Sì, preciso. No, vabbè. Cioè, io non ho parole. Io non ho parole. Ma basta. Allora, facciamo così. Come complicarsi la vita in poche mosse, ragazzi. Esatto, guarda che roba. Ok. È troppo in basso, non ci arrivo. Cioè, è troppo sotto. No, ci arrivo. Godo. Quindi se io adesso stacco tutto e tu puoi scendere. Preciso. Non vedo niente, ma va bene così. Ecco, come non risolvere questo enigma? O meglio, come risolverlo in maniera abbastanza fantasiosa? C'erano le mongolfiere. Mongolfiere chi? Ok. Allora, in teoria abbiamo fatto. Poi c'è il vermone là, l'insettone. Forse. Ma credo di sì, perché ha detto che si è rifugiato in cima. Se la battaglia è come quella di prima, gestibile. Gestibile. Sì. Grazie ai miei fulmini abbiamo ricaricato tutti gli accumulatori. Con questo dovremmo poter attivare il meccanismo centrale. Andiamo, Link! Perché non hanno doppiato tutti i dialoghi del gioco? Madonna, sarebbe stato bellissimo. Vabbè. Comunque, credo di poter prendere direttamente questo. Tutto qui. E basta. Così non sprechiamo tempo. Forzieri, ragazzi, do già per scontato che non li abbiamo presi tutti. Proprio scontatissimo. Non ne ho trovato nemmeno uno qua dentro. Solo prima di giungere alla sala principale. Vabbè, credo sia il tempio in cui ho, sì, preso, aperto meno forzieri. Ma vabbè, chi se ne frega. L'importante è andare avanti, no? Direi proprio di sì. Prima di iniziare una probabile e difficile battaglia, facciamo così. Potevo anche mangiare qualcosa per aumentare l'attacco. Non le uso mai queste cose. Vabbè. Link, la piattaforma si sta muovendo. Non c'era bisogno di questo per arrivare in cima. Proprio no. Ci sono arrivato 13 volte, per sbaglio. Là c'è qualcosa che luccica. Era più... sembrava qualcosa di bello. Andiamo.
Liberiamo la bestia, questo. È lo stesso, la stessa pustola di prima. Dell'ingresso. Vai, regina Ghibdo. Rematch. Link, questa volta dobbiamo sconfiggerla. Questa volta sì. Tu fai la brava, stammi accanto, non andare. Non c'è nessuna via di uscita. Attacchiamola. Non andare troppo lontano da me perché mi servi, grazie. Sarebbe meglio recuperare un po' di energia. Direi di sì, decisamente. Ok, non statele vicino quando fa questa cosa. Meno male che sono sopravvissuta all'attacco. Vabbè, che avevo ancora la fatina, ne ho diverse. Insomma. Ok. Attenzione, il suo tornado! Avvicinati con cautela! Conviene davvero stare lontano e colpire solamente con Ryu, perché... Coraggio, Link! Ah beh, ok, ok. Questo già cambia le cose. La storniamo. Porca vaccaccia, madonna. Cioè, sono corso abbastanza velocemente. Abbastanza velocemente, eppure non è bastato. Mamma mia, è veloce. Dua di un Ghibdo, di una regina Ghibdo. Questo però basta, eh. Ma quando è che la stordiamo? Dopo un po', ok. Io mi sposterei. Vabbè. Sì, sì, qua bisogna letteralmente stare lontano e basta, perché se gli si va vicino succede un macello. Succede. Meno male che avevo messo lo scudo. Brucia. Niente, frega niente. Di giù. No. Ok. Cos'era? Metà vita? Dobbiamo distruggere i nidi. Bene. L'avrete già capito anche da soli, ma non state vicino alla regina Ghibdo. No, non fatelo. Queste mezze cartucce le distruggiamo. Cos'è? Via, via, prima questi assolutamente. Ma quella luce non possiamo usare. La luce? Usiamo. Ah, si bruciano. Si brucia. Sì, in sostanza si bruciano. Però forse è il caso esatto di. Anzi, facciamo. Ah, no. Ah, niente. No, ma che sfiga, oh. Ma sempre quando mi avvicino. Boom. Vai, ti muoviti. Ok. Diciamo che lui non è troppo. Lei non è troppo aggressiva in questa fase, quindi ce la possiamo giocare abbastanza bene. Ma sembra fatta apposta, oh.
Ah, va bene. Dove sei? Dove sei? Ok. Vieni di Ghibdo. Adesso via i Ghibdo. E questi altri qua ai volanti. Ghibdo volanti. Non so come si chiama. Spacchiamo anche questo, così poi abbiamo finito. Ah, giusto, ma... Sì, vabbè, in testa gli fa danni lo stesso, però è meglio tirargli comunque qualcosa di elemental. Ok. Via, 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 via. Ma basta, ci sono ancora. Sì, lo so, non è crepato, ma adesso lo farà. Fammi vedere cosa sei in grado di... Via, 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 via. Momento buono. Wow, ma lo distruggo. La distruggo. Ok. Queste ti piacciono? Per sapere. Sbagliato. Lascia miseria. No. Ma ti vuoi muovere? E si disattiva di continuo. Ok. È anche easy in realtà. Però mi ha quasi colpito fatalmente. Per ben 2 o 3 volte. Vabbè. La vittoria è nostra. Questo è ciò che conta. Occhiolino, occhiolino. Porta cuore. Porta cuore. E direi fulmine di Riju. Ci siamo, eh? Abbiamo un esercito adesso. Ma prima facciamo la poverina diventare la saggia. Ok. E quello cos'è? La lacrima che ti consentirà di diventare la nuova saggia del fulmine, delle tempeste, della scossa, dell'elettricità. Qui abbiamo il solito filmato uguale di tutti gli altri che abbiamo già visto. Prepariamoci. Mia discendente, Riju, sangue del mio sangue. Oh, ma questa voce, sei stata tu a parlarci per tutto questo tempo? Io sono una tua lontana antenata. Begli elmi, non si possono... Una guerriera Gerudo al servizio del primo re di Hyrule. Una saggia in grado di dominare i fulmini. Ti sei battuta valorosamente controllando i fulmini con maestria, come mi sarei aspettata da una mia discendente. Sei l'orgoglio delle Gerudo. Il mostro che aveva provocato la tempesta di sabbia era stato inviato dal re dei demoni. Che bello. Il suo compito era uno solo. Doveva impedirti di ottenere la pietra che hai appena toccato. La gemma segreta. La gemma? Il re dei demoni? Non temere,
Fra non molto tutto ti sarà più chiaro. Voglio che ascolti bene le mie parole. Questa è la storia della guerra dell'esilio e di come il nostro destino cambiò per sempre. Déjà vu. Accadde tutto molto tempo fa, in un lontano passato, poco dopo la fondazione del regno di Hyrule. Un giorno apparve una presenza maligna che attaccava gli innocenti e bramava la distruzione del regno. Era il re dei demoni. Era il patriarca di Noi Gerudo, un uomo talmente ossessionato dalla sete di potere da trasformarsi in un mostro. Patriarca? Ma il primo re di Hyrule, Raul, insieme a me e ad altri 5 valorosi guerrieri, si levò contro di lui. Raul ci affidò le gemme segrete per provare ad affrontare il re dei demoni ad armi pari. Sono artefatti in grado di aumentare il potere di chi li porta con sé. In qualità di saggia del fulmine, anch'io presi parte alla battaglia con l'aiuto della mia gemma segreta. Ma il nostro nemico era troppo potente. I miei attacchi fulmine non riuscivano nemmeno a scalfirlo. Sembrava invincibile. Alla fine, Re Raul capì che non ce l'avremmo fatta a sconfiggere il re dei demoni. Fu una riflessione allora dopo. Che decise di porre fine alla battaglia, sigillando il re dei demoni a costo della sua vita. La guerra dell'esilio. Non molto dopo, una dei 6 saggi, la saggia del tempo, venne a farmi visita e il destino di Noi Gerudo cambiò per sempre. Un giorno, il potere che ha imprigionato il re dei demoni si esaurirà. E quando accadrà, Link avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile per affrontarlo. Ti prego, donagli il potere di evocare i fulmini. L'inarrestabile forza di voi Indomite Gerudo. Fu in quel preciso momento che capii quello che dovevamo fare. Desideriamo eliminare il re dei demoni più di ogni altra cosa. In fondo è fra noi Gerudo che è venuto al mondo e dobbiamo assumercene la responsabilità. Ti prometto che quando il re dei demoni farà il suo ritorno, la saggia del fulmine si risveglierà e lotterà al fianco di Link con il resto del suo popolo. Dicevo, se non ce l'hanno fatta loro con tutti i loro poteri a sconfiggere, ok, il re dei demoni, cosa gli fa pensare che ora conosci la storia del grande conflitto ci riusciremo noi, il destino del nostro anche popolo. Se avremo tutti i loro poteri. Grazie al vostro coraggio, la cittadella Gerudo è salva. Ci deve essere qualcosa tuttavia in più. Tuttavia il re dei demoni non è ancora sconfitto. Regio, mia discendente, accetta in eredità questa gemma segreta per onorare il giuramento che feci alla saggia del tempo. E metti il tuo potere al servizio dello spadaccino Link nelle battaglie che verranno. Vabbè, certo, cioè Link in persona, ok. Abile, spadaccino, tutto quanto, però vabbè, lo scopriremo. Così è questo il mio destino. Combattere al tuo fianco. Belle le sue spade. I miei doveri da matriarca, il mio destino come saggia. E ora, lottare insieme a te. Sembra divertente. Non permetterò a nessun re dei demoni di prendersi il nostro mondo. E va bene. Accetto la gemma segreta. Adesso sono la saggia del fulmine. Sta a guardare. Questo è il mio nuovo potere. Ah-ha!
Non sembrava nemmeno Link con questa armatura. Link, dammi la mano, avanti. Agnello. Io, Rigio, saggia del fulmine, giuro solennemente di combattere al tuo fianco. E ora, eccoti la prova della mia lealtà. Ne manca uno, eh. Beh, le dita sono 5, giusto? Può anche darsi di no, ma... Grazie a questo anello potrai contare sul mio potere tutte le volte che vorrai. Adesso posso finalmente saldare il mio debito. Allora, vogliamo tornare alla cittadella? Bene. Belli gli enigmi di questo tempio. Mi è piaciuto. Non saprei dirvi tra i quattro qual è stato quello più complicato. Forse quello del fuoco. C'erano veramente tantissime... Anche qui, eh. Anche... Beh, questi due comunque. Secondo me, poi fatemi sapere la vostra. Voilà. Dialoghi conclusivi, vediamo. Oh, c'è ancora una cutscene. Link, ti sono grata per avermi aiutata a salvare le Gerudo. Stando a un rapporto, una volta spentasi la tempesta di sabbia, i Ghibdo hanno smesso di attaccare le aree abitate. La ricostruzione richiederà del tempo, ma grazie a te possiamo tornare a vivere in superficie. A nome delle Gerudo ti prego di accettare il mio Sark-Sark. Sark-Sark. Ora la città è al sicuro, ma mi spiace. Ancora non ci sono informazioni riguardo qualcuno che assomiglia alla principessa Zelda. Biulla, in realtà c'è stato un evento in cui è rimasta coinvolta Zelda. Quando ho preso in mano la gemma segreta ho visto che... la persona che la mia antenata chiamava la saggia del tempo era identica a Zelda. No, una somiglianza accidentale non può essere una spiegazione sufficiente. D'altro canto, Zelda è stata avvistata in tutta Hyrule mentre arrecava danni alla popolazione. La Zelda che conosciamo somiglia moltissimo alla Zelda vista nel passato remoto in cui visse la mia antenata. Supponiamo che si trovi nel passato. Allora chi è la Zelda del presente? Dobbiamo scoprire la sua vera identità. Link, nonostante la fine della minaccia della tempesta di sabbia di Ghibdo, al momento non posso lasciare il mio posto, almeno finché la città non sarà tornata alla calma. Tuttavia mi assumerò la responsabilità di cercare Zelda, perciò ti prego di lasciare che ce ne occupiamo noi. Io sarò al tuo fianco con i miei poteri da saggia e giuro che ti aiuterò con tutte le mie forze. Eccola. La prova del tuo patto con Riju, la saggia del fulmine, ti permette di evocare e congedare la manifestazione di Riju. Riju. Link, hai detto di essere stato al borgo dei Rito, alla città di Goron e anche al villaggio degli Zora. Sono certa che anche al forte di guardia vorrebbero quella informazione. Perché non visitarlo? Link, spero che i tuoi viaggi ti condurranno nuovamente qui. Non vedo l'ora di incontrarti di nuovo. Ok. Bene. Di sicuro qua ci saranno tante altre mini sfide, missioni secondarie. Che poi... faremo in live con il completismo e tutto il resto. Impa.
No, adesso non gli parlo. Potrebbe essere qualcosa legato ai ricordi. E non so ancora quando, ma ci sarà sicuramente un episodio dove ce li andremo a vedere tutti. Ok? Quindi quelli legati alle lacrime di Drago. Bene, direi che per questo episodio è tutto. Ci rivediamo nel prossimo con... Beh... Non so cosa, a dire la verità. Dobbiamo fare rapporto per l'ultima volta. E poi evidentemente succederà qualcosa. Chissà se quella Zelda... Cioè, è la Zelda che conosciamo noi, ma è stata corrotta, oppure non è Zelda, ma è solamente una sua visione, una sua manifestazione. Va bene, ci vediamo nel prossimo episodio.